Il sonetto di Foscolo, noto come autoritratto, viene scritto nel 1801 e si suppone che sia di poco posteriore alla pubblicazione di un sonetto sempre di ambito autobiografico, autoritratto, di Vittorio Alfieri. Sempre nello stesso anno anche Alessandro Manzoni si cimenterà in una prova simile, tratteggiando sempre in un sonetto la propria figura. Solcata o fronte, occhi incavati, intenti, crin fulvo, emunte guance, ardito aspetto, labbro tumido, acceso e tersi denti, capochino, bel collo e largo petto, giuste membra, vestir semplice e letto, ratti i passi, pensier gli atti, gli accenti, sobrio, umano, leal, prodigo, schietto, avverso al mondo, avversi a megli eventi. Talor di lingua e spesso di man prode, mesto i più giorni e solo, ognor pensoso, pronto, iracondo, inquieto, tenace, di vizi ricco e di virtù, do lode alla ragion, ma corro ove al cor piace. Morte sol mi darà fama e riposo. Leggiamo ora il sonetto di Alfieri da cui quello di Foscolo prende le mosse. Sublime specchio di veraci detti, mostrami in corpo e in anima qual sono. Capelli orradi in fronte e rossi pretti, lunga statura e capo a terra prono. Sottil persona in due stinchetti schietti, bianca pelle, occhi azzurri, aspetto buono. Giusto naso, bel labbro e denti eletti. Pallido in volto, più che un re sul trono. Or duro, acerbo, ora pieghevol, mite, irato sempre e non maligno mai. La mente e il cor meco in perpetua lite. Per lo più mesto e talor lieto assai, or stimandomi Achille ed or Tersite, uom, se tu grande o vil, muori e il saprai. Vittorio Alfieri, che vedi qui rappresentato, rappresenta per Ugo Foscolo un modello a cui tendere, un uomo di altissima statura morale, caratterizzato da un temperamento piuttosto turbolento, un comportamento piuttosto, un atteggiamento piuttosto rigoroso, altero, complesso, lo stesso che Foscolo riscontra in se stesso. Se confronti i sonetti, ti accorgerai infatti che il modello alfieriano viene ripreso in più punti, addirittura in alcune immagini. Possiamo dire in generale che Ugo Foscolo, nel suo autoritratto, che è collocato in posizione centrale all'interno della raccolta dei sonetti, su 12 sonetti composti, autoritratto è collocato in settima posizione, quindi al centro della raccolta, quasi a delineare una serie di elementi che, o meglio, quasi a delineare un ritratto al centro di un'opera, un uomo al centro di una produzione poetica. Questo sonetto viene rimaneggiato ripetutamente lungo il corso della vita di Foscolo. La sua prima stesura risale al 1801, lo abbiamo detto. Tuttavia, abbiamo diversi autografi che ci mostrano come il piccolo testo sia stato ampiamente rivisto e riscritto. In particolare, il Foscolo è stato indeciso per lungo tempo fra la prima e la terza persona. Alla fine opta per la prima, come puoi vedere dal testo. Tuttavia, all'interno dei vari versi abbiamo una serie di rimandi poetici, una serie di citazioni letterarie, quasi a sottolineare come in realtà la personalità dell'uomo Foscolo si venga delineando mediante una serie anche di maschere, di ritratti fittizi, oltre che veritieri, e che la maschera della letteratura e la letteratura e la vita e l'arte siano un continuo dialogo, un continuo confronto, un continuo avvicendarsi e influenzarsi reciprocamente.